fatto niente di male per farcela. Io non ho prevaricato, non ho avuto occasioni di scambiare la mia persona con un'altra che è andata a morte. Io sono viva per caso. La persecuzione è fatta in modo che tu perda la tua dignità, che tu, per esempio, faccia i tuoi bisogni anche davanti a tutti, non te ne importa niente, e non hai un fazzoletto per soffiarti il naso, non hai niente altro che il tuo povero corpo, che poi diventa sempre più magro, sempre più orrendo, ti guardi e non sei neanche più tu, perché io avevo 13 anni, 14 li ho compiuti a Auschwitz e mi guardavo queste gambe scheletrite, questo corpo che non era il mio dell'anno prima. La sua giornata, Liliana, com'era? La mia giornata, io sono stata molto fortunata, perché essendo la più stupida di tutte, sono stata scelta per diventare operaia schiava alla fabbrica di munizioni Union, che tuttora c'è. E fui scelta per diventare operaia schiava, sicché alla mattina, non si sa che ora, venivamo svegliate con una bastonata dalla capo della baracca e tirate giù da questi giacigli in cui dormivamo vestite in 4, 5, 6, piene di insetti più schifosi, e ci davano una bevanda che la chiamavano chai, doveva essere tè, detto in polacco, che era una specie di tiglio, sapore di tiglio, molto, molto voluto, perché era una cosa che arrivava fredda ma non gelata, insomma. E poi uscivamo per l'appello, questo era l'inizio della giornata, e stavamo all'appello in riga in quel gelo, perché io ho fatto 2 inverni ad Auschwitz, vestite di cotone rigenerato, le nostre divise, quelle a righe che si sono viste nei film, erano di cotone rigenerato, e in piedi all'appello, le più furbe si mettevano dietro, erano le file. Io, che ero la più stupida, ero sempre davanti, finché ho imparato anch'io che dovevo stare più indietro. Perché dice era stupida? Ma io mi sono sentita proprio diversa, in peggio, che le altre mie compagne, a parte la questione della lingua, capivano di più determinate situazioni. Io ero così sempre sbalordita, per non dire di nuovo dello stupore, ripetere questa parola, da quello che accadeva intorno a me, da quello che io vedevo, crematorio, che poteva avere o il fuoco o il fumo, a seconda, le file di quelli che arrivavano andavano direttamente al gas, le compagne in punizione per aver fatto una cosa stupida, magari 6 ore tenere in alto una pietra, quelle braccia stecchite. Io ero sempre così sbalordita e atterrita di quello che mi poteva succedere da un momento all'altro, che mi poteva succedere anche di peggio di quello che, perché io ho preso calci, pugni, bastonate, ho avuto freddo, ho avuto una fame terribile, ero sola, però altre sono state torturate, altre sono state picchiate di più, altre sono state in punizione, io non ci sono stata, perché mi poteva capitare qualunque cosa. E la giornata era straordinaria, perché andavamo a lavorare fuori dal campo, e uscire, lasciare indietro l'odore di bruciato, lasciare indietro le compagne in punizione, lasciare indietro i mucchi di scheletri pronti per essere bruciati, era fantastico uscire. La giornata era scandita in un certo senso da questa essere lavoratori schiavi, che però era una fortuna rispetto a quelle che facevano parte dei comandi, così vennero chiamati, obbligati a fare. Per quello sono stata fortunata. Io credo che una delle ragioni per cui ce l'ho fatta è stata di lavorare al coperto dentro la fabbrica. Quelli obbligati ad altri lavori, scaricare le pietre da un camion
inutilmente, perché un altro gruppo dall'altra parte lo ricaricava, scavare delle buche che altri riempivano. C'erano quei lavori logoranti per uccidere senza sprecare né le munizioni né il Ciclon B. E poi, dopo queste ore massacranti di lavoro, c'era il ritorno di nuovo ad Auschwitz? E dopo queste ore di lavoro veramente da schiavi, si tornava a piedi sempre al campo, si affondava nel fango, nella neve, eravamo fradice d'acqua, si tornava al campo. E quel momento, invece di essere di relax, che finalmente uno si riposa dopo quella giornata, c'era questa visione del crematorio, e a seconda della fiamma o del fumo capivamo se stava lavorando o se aveva già lavorato. Andavamo nelle baracche e lì ci veniva distribuito questo pezzo di pane della sera, che era sognato per tutto il giorno. E poi c'era la notte, e la notte del lager è una cosa di cui non si parla mai, e la notte del lager invece è una notte importantissima, perché si sentono le grida di quelli che vanno al gas, si sentono i richiami delle mamme che non perdono i bambini in tutte le lingue d'Europa, dei mariti che hanno perso le mogli. E noi sapevamo dove andavano. Era la notte.